E buongiorno, buongiorno Witch, buongiorno Leon, come va? Come state? Tutto bene? Ci siamo, ci siamo. Finalmente possiamo iniziare Zack e Wiki. Ce l'ho in canna da un po', non ho mai finito questo gioco. E non vedo l'ora di iniziare. Prima però un'errata corrige di ieri. Ciao Morenix, buona arrivata. Che non vuol dire un cazzo, ma va bene. Allora, settimana prossima, sabato non ci sarà la live, perché purtroppo qua da me c'è la notte bianca e mi tocca tenere aperta l'edicola, quindi niente live. Per cui Overkill lo continueremo, non so se domenica sera oppure si rimanda la settimana dopo. La live della domenica c'è tranquillamente, continueremo Zack e Wiki e boh, poi vediamo. Comunque, ripeto, sabato prossimo niente live, ok? Mentre oggi, ma andiamo subito sulla visione Wii. Dove cazzo, eh? Ok, eccoci qua. Zack e Wiki, voilà. È un gioco di Capcom, tema piratesco, ma adesso lo vedrete da soli. Avrò bisogno del vostro aiuto, perché non l'ho mai finito, non sono andato neanche molto, molto in là. Così? Andiamo. Verifica impostazioni nella TV, luminosità dello schermo, regola luminosità dello schermo fino a far sparire il pirata più a destra. Io lo vedo leggerissimamente, ma va bene così. Formato dello schermo, regola le impostazioni dello schermo finché tre forme in basso non appaiono quadrate. Allora, a me sembrano quadrate, quindi ci siamo. Ci siamo. Avante. No, non dati numero 1. Come vedete non ci gioco dal 2010, da agosto 2010. Per cui sono 11 anni che non tocco questo gioco. Andiamo con i nuovi dati, la chiave dell'impugnatura del comando del telecomando Wii. Quindi niente nunchuck, perfetto. Hai sentito parlare dell'isola del tesoro? Sotto le sue sabbie giacciono tesori da tutto il mondo. Molti hanno cercato le ricchezze e la nave leggendaria. Cosa? Non conosci la nave leggendaria? È il pensiero fisso di ogni pirata. È il sogno di tutti loro. Io conosco l'isola del tesoro e conosco la nave leggendaria. Poi ho incontrato un giovane. Con il sogno di diventare un pirata. Ecco l'inizio di tutto. Zack e Wiki, il tesoro del pirata Barbaros. Sentite questo odore di avventura, questo odore di caccia al tesoro, questo odore di Wind Waker, più o meno. No, non c'entra niente come gioco, è proprio tutto un altro gioco. A parte un po' la grafica, te lo ricordi? Il tema è pirati, pirati, tesori. Cartoon, forse altino, vediamo di abbassarvelo un pochettino, così, datemi conferma, ok, molto bene, Eiichiro Sasaki, Valtir, non ti dico niente, no, non ci sono scene tra queste, purtroppo. Però ci sono uscite. Eccola qua. Zack, è ora di svegliarsi. Siamo quasi arrivati. Che cazzo è? Wiki, gruppo conigli del mare. Cibo preferito, pistacchi.
Zack ha trovato questa scimmia d'oro nei suoi viaggi, da allora i due sono inseparabili. Siamo noi la scimmia a tre teste? No, siamo la scimmia a una testa. Oh, accidenti, guarda che tesoro! Zack, gruppo conigli del mare, cibo preferito, cioccolato. Zack, ultimo arrivato nei conigli del mare, è uno spirito libero, con un sogno, diventare il più grande pirata del mondo. Ci caschi ogni volta, basta parlarti di un tesoro. E senti la scimmia che dice in giapponese Zaku, che è il nome. Tutto incazzoso. Ed ecco che si mangia il cioccolato. Ehi ragazzi, siamo quasi alla zona di sbarco. Johnny Style, gruppo conigli del mare, cibo preferito, Full Grass, che sarebbe il foie gras. Questa è una L o è una I? Foie gras sarebbe. Vabbè. Pilota e meccanico dei conigli del mare, è piuttosto scorbutico, ma si è guadagnato il rispetto di tutti. Grande Johnny Style. Ehi Johnny! So che non lo sembriamo, ma siamo pur sempre pirati. Perché dobbiamo volare con questo rottame? La prossima volta, prima classe? Dillo al capitano, siamo sommersi dai debiti. Ho dovuto vendere il mio velivolo. Con questo aereo di seconda mano non posso fare molto. Ho bisogno del mio velivolo. Ehi, mi state ascoltando? Non sembra. Nessuno mi ascolta. Ehi, Wiki! Cerchiamo di curare a dovere i preparativi. Andrò subito al dunque. E qui inizia il tutorialino. Inizia! Punta verso lo schermo e puntiamo il telecomando verso lo schermo. Se vuoi andare da qualche parte o solo esaminare qualche cosa, punta e premi A. Prova a usare A. Ecco cosa succede quando vuoi esaminare qualcosa. Eccoci qua, esaminiamo questa. Ehi! Che accidenti combini? Stavo esaminando? È un caso. Vediamo questa. La sposta. Ehi, Zack! Quel carico è prezioso, non combinare disastri. Certo. Vediamo anche questa. Ehi, ragazzi! Ho già detto di non toccare. Io ritocco, guarda un po'. Ehi, ragazzi! Ho già detto di non toccare. Va bene. Di qua, gira di qua, gira di là. Esaminiamo Johnny. Sì! 500 Hirame Q, che sarebbero i punti del gioco. Ehi, Zack, esamina tutte le cose strane. Infatti ho esaminato tutto. Il segreto è guardarsi attorno. Cosa? Siamo nei guai. Ehi, Zack! Guardati alle spalle. Tieni premuto B mentre muovi. Forza, datti un'occhiata in giro. Quindi tenendo premuto G, B, posso guardare attorno. Ding. Niente di strano, direi. Accidenti. E ora che succede? Esatto. Dai un'occhiata fuori. Ding. Per vedere che succede fuori, esamina l'icona della visuale, che è questa qua in alto. Qua. Caroni. Vedi qualcosa là fuori? Wow. Che splendida vista, ma va, che è. Come fai a stare così calmo in un momento del genere? Si è dato da solo della cosa strana, esatto. Ciao Leon, ben arrivato. Ma ti ho già salutato prima. Vabbè, ciao Dino. Sta arrivando qualcosa. Gruppo di guastafeste è sbucato dal nulla. Sono una banda di pirata borghesi, i Rose Rock. Ding. Quei tizi si mischiano sempre nei nostri affari.
Eccoli là. Che insolenti quei conigli. Pensano di poter arraffare tesori a loro piacimento. Devono comprendere che tutte... Mi è scappato la visuale, scusa. Maledizione, ho perso una frase. Voglio la loro mappa del tesoro. Cosa diceva? Voglio... Penso che tutte le ricchezze del mondo siano mie o qualcosa del genere. Capitano Rose, gruppo Rose Rock, cibo preferito, panna. È il ricco leader dei pirati di Rose Rock. Viziatissimo, ama il lusso e adora i tesori. Sì, ma no, basta ridere. Stronza. Ok. Ehi, qualcuno, quando parlo esigo che mi si ascolti. Spariamogli o qualcosa del genere. Voglio la mappa. Allora, presto, al lavoro. Bene. No, 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 no. Ci stanno sparando addosso. Ci stanno ancora invadendo. Ma non per... Ma uno è caduto giù. Babbeo 1-7. Infatti questi sono 6. È più quello che ho caduto giù. Ok. Cibo preferito Rospi. Ma come Rospi? Gli scagnozzi di Rose Rock, sempre al suo fianco, farebbero di tutto per il loro capo. Ciao Max. Cioè ci sparano e poi ci prendono la martellata. In questo rottame volante non riusciremo a seminarli. Rimane una sola cosa da fare. Signor Zack, signor Wiki. Una volta il capitano ha detto che dovevo prendere esempio da voi. Non perdono mai la calma, non importa quanto sia grave il rischio. Per questo sono veri pirati. Sono assolutamente d'accordo con lui. A voi, pro di pirati, sola speranza ai conigli del mare, ho un'ultima cosa da dire. Buona fortuna! Che stronzo. Beh, almeno lui se n'è andato. Ma ora precipiteremo al suolo. Che facciamo, impavido condottiero? Comandi, possiamo... No, non possiamo comandare comandi. Ehi, grande capo! Ricorda solo di esaminare ancora tutte le cose in sotto. Sì, fallo e vedrai che andrà lontano. Sì, dammi tempo. Ok, no. C'è una leva. Esaminiamo la leva. Ding! Questa leva aprirà il portello posteriore. Ding! Tira questa leva per aprire il portello. Una volta fatto, potremo andarcene a questo posto. Vieni. Dai uno strattone alla leva. Prima però, lascia che ti descriva le regole. Allora, tieni il comando Wii come faresti con un oggetto che stai afferrando davanti a te. Ora hai impugnato bene la leva, per cui tieni il telecomando Wii come se fosse l'oggetto che stai tenendo. Per tirare la leva, pensa al telecomando Wii come se fosse una leva e tira la leva. Ragazzo, stai calmo. Stai calmo. Stai calmo. Non si calma. Provaci, dai. Ci provo. No, no, no. Invece no. Mi sto divertendo a guardare sto tizio che continua a farsi aria col telecomando. Va bene, dai. Ho tirato la leva. Perfetto. 5000 punti di rame più. Ben fatto, boss. Quindi ce ne andiamo? Ce ne andiamo. Yuhu! Bene, 1500. L'aereo esplode e noi. Quello stava mangiando di nuovo cioccolato, vero? Ed è qui tizio che. È sempre il settimo senza paracadute che. Il giovane apprendista pirata Zack insieme al suo figlio Wiki sono in missione per ripagare dei debiti. No, questa rifacciamola. Sono in missione per avverare i loro sogni. Una nobile coppia di eroi. Ma saranno in grado di ritrovare la nave leggendaria? E chi sa. Ding. Beh, siamo riusciti a filarcela. Posto che questa si possa definire fuga. Non è la caduta a preoccuparmi, ma la sua brusca conclusione.
stai per fare un bel botto. Ding. Che emozione, io sono a posto, so volare, tu però no, eh. Meglio pensare a qualcosa. Ti sei già guardato attorno, ma dammi tempo, cazzo, capisco che è il tutorial, ma dammi un secondo di tempo. E ora ripensare in modo creativo. Che bello stare quassù, quando il mondo è più chiaro, ricorda, avvolge lo sguardo al cielo. E ricorda di guardarti intorno, sì, va bene, mi guardo su, to. Guardo questo, va bene. Che palle. Ben fatto, boss. Ding. Una scatola, strano posto per tenere un ombrello. Secondo me vale la pena di dare un'occhiata. Sì. Bene che il tutorial, però meno, ragazzo. Vecchio ombrello! Ma tu sarai vecchio, stronzo. Un vecchio ombrello polveroso. Ma guardiamolo più da vicino. Guarda l'icona dell'oggetto in alto a destra. Io devo fare click qui, devo fare click qui, click. Vecchio ombrello. Ding. Puoi osservare gli oggetti da qualsiasi angolazione. Potresti scoprire come usare un oggetto osservandolo in un certo modo. Guarda bene, dai. Quando hai finito di guardare, prendi l'icona per tornare indietro in alto a destra. Mio Dio, quanta sensibilità. Però vedo che c'è un pulsante 2 lì. Quindi immagino che per aprirlo bisogna premere il pulsante 2. Sì, stai calmo! Che roba. Va bene, indietro. Quindi premiamo. Alla fine era un ombrellaccio. Dato che non hai altro, direi che non hai alternative. Prova a usarlo. Pugnare la tecnica. Cosa farei con l'ombrello? Click. Perfetto, boss! L'ombrello funziona a paracadute. Bene, così non dovrò raccogliere una marmellata di zacca. Oh, già, lo sapevi che allinea con l'icona dell'oggetto e tieni premuto A. Cosa? Porta l'oggetto fuori dall'icona. Provaci! Ma così... Vabbè, ok. Ben fatto! Così puoi liberarti di un oggetto. Non te ne dimenticare. Ehi, grande capo. Non è che avevi intenzione di lasciarmi indietro, vero? Nel testa. Vabbè. È il tutorial, va bene. Ehi, Zack, dove sei? Accidenti. Ti diverti a penzolare dall'albero? Sembra divertente. Andiamo. Dobbiamo iniziare la nostra caccia al tesoro. Muoviti a scendere da lì. Sto scuotendo il telecomando. Ottimo! Ben fatto, boss, ragazzi. Bene. Grazie ai pirati di Rose Rock non so dove ci troviamo. Ma noi non ci arrendiamo. Oh no! A costo di arrancare, trascinarci e strisciare fino a raggiungere il tesoro, vero? Wow! Cosa? Guarda, guarda, guarda. In effetti c'è un tesoro. Un forziere del tesoro. Che fortuna. Sarà la ricompensa per essere dei bravi ragazzi. Va bene. Ciao, Oru. Ora però andiamo a prenderlo. Wow. Guarda, guarda, guarda. Cosa? Cosa c'è ancora? È il muso di quel vecchio... di quel mucchio di rottami che usavamo per volare. Sembra più grande visto da fuori. Se vieni dalla nostra parte finiremo schiacciati. In effetti. Presto, prima che l'aereo precipiti, presto. Allora, cominciamo a esplorare un po'. Vediamo sta cosa. Una moneta, va bene. Questo. Una moneta. Pietra. L'aereo viene da questa parte, sì, va bene. Fammi raccogliere le monete però. Questo coso. Un'altra moneta. Cos'è? Cos'è? Vulgus? Vabbè, non lo so. Esaminiamo l'albero. Scuotere albero. Scuot albero. Ah!
un centopiedi di... Attenzione, potrebbe essere velenoso. Sembra molto metallico. Però vabbè. Sembra che tocchi a me darmi da fare, giusto? Se compare qualche creatura, scuoti il telecomando Wii quando sei vicino e io ti salverò scampanellando. È fatto! Quando mi sentono scampanellare si trasformano in oggetti utili. Utile che io possa utilmente creare oggetti utili, non trovi? A proposito, se mi fai suonare di nuovo vicino all'oggetto, lo fai tornare alla forma iniziale. Quindi, raccogliamo questo che è una centisega! Eh? L'ho capita? Perché centopiedi, sega, centisega. Beh, ok. E allora tagliamo un albero. Ding. Un albero e una sega. Quel mostro frondoso chiede di essere abbattuto. E va bene. Tieni il telecomando Wii come faresti con l'oggetto. Impugnalo come se fosse una sega vera e muovilo. Lo sapevo. È bellissima questa animazione, va bene. Tra l'altro l'omino del tutorial è pelato come me. Ben fatto, boss. Eccellente, ora possiamo superare il baratro. E quindi andiamo. Superiamo il baratro. Appena in tempo, direi. Cosa c'è, Leon? Cosa ti perprime? La centisega? Eh? Ci è mancato poco. Ancora un attimo e saremmo stati schiacciati, spappolati e poi sminuzzati a livello. Sai, credo che i pesci ci avrebbero trovato molto gustosi come cibo. La caccia al tesoro è irta di pericoli per gli incauti. Nessuno sa quali rischi si celano dietro l'angolo. Però con immaginazione, intuito e un pizzico di astuzia, sono certo che ce la farei. Non perdiamoci d'animo, in fondo con me il successo è certo. Se smetti di masticare, per piacere, grazie. Allora, io vorrei lasciare giù questa sega, grazie. Andiamo a vedere se c'è qualcosa in giro, perché qui vedo un luccichino. Proviamo a... sordi! Sordi! E questi come dire? Ah, basta puntarli. Va bene. Non c'è altro, quindi direi di tesorare il tesoro. Ding! Il bottino è davanti a noi. Ma cosa? Chi è quel tizio spaventoso? Lo spirito a guardia del tesoro? Scommetto che può solo maledirci. Prendiamo tutto e filiamocelo. Beh, non vuoi essere maledetto, no? E va bene, allora immagino che tocchi a me. Dammi una suonata. Sta gente attaccata ai tesori. Ben fatto, Bosch. Ce l'abbiamo fatta, Zack. Ora apriamo questa bellezza. Open. Mi fa un po' strano che la serratura fosse a forma di testa di Wiki. Libello superato. È una B quella, vero? È libello superato, giusto? Libello. Confermate che è libello. Oh, questo deve essere un sogno. Il cielo, il vento, il sole, i sassi, le luci, Babbo Natale. Sono finalmente libero dalle tenebre. Chiedo scusa. Cosa? Tu? Come hai osato? Che cosa mi hai fatto? Cosa? Chi sei? Non fare il finto tonto. Non te la caverai così facilmente. Sei stato tu a farmi tutto questo. Sai, se avessi incontrato un teschio volante, credo che me ne ricorderei. Deve avermi scambiato per qualcun altro. Che cosa? Non ti ricordi di me? Questo significa che... Aspetta un secondo.
Ti chiedo scusa, sono ancora confuso dopo i lunghi anni trascorsi nelle tenebre. Voi due mi avete salvato. Ve ne sarò grato per sempre. Voi siete i miei eroi. Devo assolutamente ringraziarvi. Ah, a proposito, mi chiamo Barbaros. O Barbaros. Però mi piace di più Barbaros. Sono stato ridotto così da una terribile maledizione, ma in realtà sono un pirata. Barbaros? Il Barbaros delle leggende sull'isola del tesoro? Conosci l'isola del tesoro? Beh, allora facciamola breve. Sono il famoso pirata Barbaros, signore dell'isola del tesoro. Capitano Barbaros, gruppo, boh, cibo preferito, roast beef. Pirata leggendario, famoso in tutto il mondo, ridotto a pezzi da una maledizione. Che strana animazione per la risata, va bene. Che sorpresa! Zack, quest'uomo è una leggenda vivente. Beh, vivente si fa per dire. Forza, continuiamo a parlare con lui, vediamo che succede. E così ti chiami Zack, a giudicare dal tuo aspetto, sei anche tu un pirata, vero? Ma certo che sì! Sento che in te c'è un grande potenziale. Ti chiedo un favore, da pirata a pirata. Sono stato maledetto, il mio corpo è stato squartato e disperso ai quattro venti. Saresti così gentile da aiutarmi a ricompormi? Avrai la mia gratitudine eterna e ovviamente sarò pronto a ricompensarti per la tua gentilezza. Che cosa vorresti? Non essere timido, dimmi pure quello che desideri. Ci siamo, Zack, è la tua occasione. Forza, dillo. Dai, il sogno di ogni pirata. Che faccio? Eh? C'era anche un telecomando qui, tra quelle icone. Cosa? La nave leggendaria? Oh! La mia nave è una leggenda e tu la desideri? Quel. Hai grandi ambizioni, sapevo che eri un tipo in gamba. Oh, è un attimo vascello, ti porterà in un lampo ovunque tu voglia andare. Che resti tra noi pirati. È stato grazie a quella nave che sono diventato un pirata famoso in tutto il mondo. D'accordo, è deciso. Se riuscirai a ricompormi, ti porterò all'isola del tesoro. E ti darò la mia vecchia ragazza. Sì, la mia nave leggendaria. Il patto è fissato. Ora sta a te trovare il modo per ricompormi, Zack. Però anche calmati. A proposito, tu. Io? Sì, tu che flutti. Davvero non mi conosci? Ciao, Full Moon. È vero, dice tanti cuoricini, però li dice con cognizione di causa. Non è che spara cuoricini a vanvera. Ma certo che ti conosco, sei il famoso pirata Barbaros. Non ricordi altro? Non importa, non sforzare la tua testolina per pensarci. Oh, ehi, sono un po' stanco. Un corpo maledetto e un fardello pesante da portare. Devo riposare le mie ossa. Arrivederci. Ehi, boss, ci aspetta una grande avventura. Vedremo l'isola del tesoro e avremo una nave leggendaria. Non importa quali pericoli dovremo affrontare, io sarò al tuo fianco. Noi siamo due compagni, potrai sempre contare su di me. Ma che lo scrigno mi sembrava piuttosto prezioso, sai? Ok, risultati avventura. Rovine della giungla, inizia il viaggio. 40.000 punti HQ. Tesori accumulati, l'ombrello, la sega e quel coso che non so cosa sia. Bambole, sei un asso. Ma è, grazie. Cioè, era il tutorial, però va bene, ok. Pirata novellino normale, grazie. Finalmente siamo tornati al rifugio. Questa volta pensavo che non ce l'avremmo fatta. Oh, Zack, dobbiamo dire a tutti che siamo qui. Speriamo di non dover di nuovo usare la sega, già. Vorranno sapere cosa ci è successo. Dobbiamo esplorare un pochettino. Eccolo qua, Johnny Style.
Ehi, hey Zack, sono felice di rivederti sano e salvo. Puoi usare il registro del pirata parlando con Johnny. Ah, le statistiche. Molto bene, molto bene. Il numero di bambole oracolo che hai usato, niente. Il numero di tagliandini platino che hai usato, niente. E il numero di voto in cui non ce l'hai fatta, niente. Il numero di Hirame Q che hai ottenuto, 40.000, bene. Il numero di monete 510 e il tempo di gioco, direi. Ok, le statistichine. Poi, vediamo un po' qua. Qui puoi conservare le informazioni su tutti gli oggetti e i nemici in cui ti sei abbattuto. Carino, carino. Diamo un'occhiata così velocina. Nemici trasformabili, nemici non trasformabili, personaggi principali. Oh, carino. Molto carino, sì, carino. Ok. Personaggi principali. Ma cazzo ne so, Zack, Wiki, almeno quelli dovremmo averci, no? Li abbiamo incontrati, direi. Bah, vabbè. Oggetti nemici, nemici, tesoro misterioso, mappe del tesoro. Ah, ok, qui abbiamo la centisega. Ok. Vecchio ombrello, ma qui l'ha segnato come nemici, ma sarebbero oggetti e basta, vabbè. Mappe del tesoro, tesoro misterioso. Abbiamo questo Vulgus. Maggio 1984, il primo gioco arcade di Capcom. Scegli un cannone doppio limitato o armi speciale limitate per sconfiggere i nemici. Ah, ok, sono easter egg. Ok, carino anche questo. Carino. E sembra che ce ne siano parecchi. Ah, li conosco questi qui. Anche questo direi che lo conosco, va bene. Ok. Vabbè, non dilunghiamoci troppo. Qui ci saranno le trame, la musica, gli artwork. Questo. Voci. Ok. Va bene. Questo è l'archivio. Questo sarà il boss? Quello è il capo dei conigli di mare. È un grande pirata, o almeno dovrebbe esserlo. Capitano Hulk. Ok, gruppo conigli di mare, cibo preferito, tutto. Tutto. Ma quindi anche sedie, sci, lo sciatore, qualsiasi cosa, va bene. Leader dei conigli di mare, enorme, molto risoluto, non si spaventa facilmente. Molto bene. Prima di andare a caccia ai tesori, ricordi di passare dal campo, così potrai fargli sapere dove sei diretto. Ah, questa è la selezione dei livelli, direi. Abbiamo Tragico Abisso, questo direi che è maledetto, non possiamo farlo. Inizia il viaggio. Ah, possiamo rifarlo, quindi bene, bene, bene. Buono a sapersi. Rovine della giungla finito al 10%. Ok. Poi che abbiamo? Sto tizio qua. Dimmi, ho saputo una cosa interessante, vedrai che ti farà comodo. Dimmi, gruppo conigli di mare, cibo preferito, ravioli. Sa molte cose utili, ma a volte quello che dice è da prendere con le molle. Questo piccoletto conosce sempre tutte le dicerie, se vuoi delle informazioni ricorda di fargli visita ogni tanto. Tipo, se vuoi dare una ripassata alle dicerie, guarda sullo scaffale, puoi rileggere tutto quanto da capo, giusto? Ah, sono quindi tips generici. Qui abbiamo. Qui sono custodite le leggendarie parti del pirata. Puoi osservarle tutte quante o parlare con la leggenda in persona. Ah, ok, qui c'è. Oh! Mi piace. Come va il viaggio, Zack, ragazzo mio? Sì. Un pirata trascorre la vita in cerca di tesori, in particolare di monete. Non dimenticarlo mai, ragazzo.
Esistono tre tipi di monete, quelle d'oro sono le più preziose. Ogni pirata degno di questo nome cerca di accumularne il più possibile. Ok, sono consigli generici. Restano solo 16 pezzi e poi i nostri sogni diventeranno realtà. Riportane il più possibile. Ok, quindi ci manca questo. Granny. Quando hai davvero bisogno di aiuto, vai dall'oracolo, però ricorda che dovrai pagarlo. Cerca di essere generoso. Ok. Granny. Quindi di mare, cibo preferito, liquirizia. Gestisce l'emporio del rifugio. Sembra estroversa, ma sa essere incredibilmente tirchia. Granny può venderti diverse cose. Di certo troverai qualcosa che ti tornerà utile. Benvenuto, hai il portafoglio con te? Allora, abbiamo una bambola oracolo. Solo per te 500. Cazzi, io ho 110. Ho 0 bambole e 3 biglietti. Un tagliando platino. Per te facciamo 150. Ok. Non so ancora cosa siano, però va bene. Calma figliolo, non andare di fretta. Sai come usare le bambole oracolo? Premi il pulsante 1 se sei nel guai. Forza, prova, offre la casa. Premi il pulsante 1. Ok. Io sono il grande onnisciente oracolo. Se smalisci la via, invoca il mio aiuto. È giunto il momento di offrire una bambola oracolo. Sì. L'accordo è siglato. Premi il pulsante 1 quando vuoi il mio aiuto. Se farai la giusta offerta, il tuo problema sarà risolto. Puoi acquistare tra le bambole oracolo da quella deliziosa fecchietta all'emporio. Che non è assolutamente lei travestita, però. Secondo me l'oracolo non si farà più vedere nel rifugio. Che. Allora c'è sto tizio dormicchioso. Ehi amico, non sai come usare il telecomando Wii? Beh, posso aiutarti io, magari più tardi, quando non avrò da fare. Il lavoro mi uccide. Vedo. Lo frei con il limone, cibo preferito, spaghetti. Ciao Elettra. E intanto ringrazio Leon Squirrel e Chin Zia per il follow. Grazie mille. Mozzo dei conigli di mare. Se non viene tenuto in riga, tende a bighellonare, come tutti i mozzi che si rispettano. Puoi fare pratica nell'uso degli oggetti che hai trovato. Cioè, vuol dire che... ok. Tieni quando vuoi dire. Ok. Fa un riassunto delle cose. Va bene, va bene. Direi che siamo al completo, no? E quindi selezioniamo il prossimo livello. Qua sotto. Tragico abisso. Livello Iramecu 2 stelline, ok. Gioghe. Oh, partiamo finalmente. Dopo tutto questo po' di tutorial. Inizia. Allora, qui abbiamo una porta che sembra proprio chiusa. Posso fare niente, va bene. Allora andiamo su di qua. Ricordo veramente molto poco del gioco, nonostante abbia già giocato parzialmente anni fa, per cui per me è praticamente tutto nuovo. Son, ok. Anche questo è un tesoro particolare. Qui c'è un altro sassetto. Raccogli queste monete qui. Perché di quella pazza? Raccogli le monete. È sparita? Sparita la moneta. Allora proviamo questo albero. Scuoti albero.
Ok, moneta. Ah, ok. Agitando la campana le monete vengono attirate. Buono a sapersi. Buono a sapersi. Se riesco a mirare. Quindi, cesta. Un serpento! E quindi trasformiamo il serpento in una mano del serpente. Ok, tanto ringrazio Momo Infinity che mi tira 2 euro. Questi sono per gli Haribo, grazie. Grazie mille. Mano del serpente, come stai Momo? E qui sopra vedo una chiave, quindi immagino che impugnare il comando. Preso. Voilà. Geniale, ma grazie, ben fatto. Ok, allora quindi prendiamo chiave. Chiave delle rovine. Che cazzo ci faceva qua su, però va bene. Senti, passettini, passettini. Usiamo chiave qui. Perfetto, molto bene. Entera. Passetto. Johnny. Ehi, Zack, Wiki. Com'è brutta? Il tesoro è davanti a te, ma non abbassare la guardia. Una mossa falsa ed è la fine. Premi B per guardarti intorno. Pensa con attenzione al tuo prossimo passo, potrebbe essere l'ultimo. Ok, c'è una trappola, quindi. Ok. Vedi che non mi sono dimenticato. Certo, grazie, mamma. Mi faccio sentire più tardi. Sì, ma sei comunque qui, Johnny. Che imbecille. Allora. Ah, qui ci sono spuntoni, quindi immagino che questa sia una bella trappolozza. Catena, anello, va bene. Sei un tappo di merda, va bene, andiamo a riprendere la mano del serpente, come cazzo si chiamava. Come avrete ormai capito, questo gioco è a metà tra un puzzle, un punto e clic e... Opla! Come 100? Perché mi ha dato solo 100? Ciao il vecchio Sam, buon pomeriggio a te. Il PC è alto quanto un barattolo, esatto. Ho fatto casino. Ho fatto casino, però almeno... Eccoci qua. Voilà. Libello superato. Cos'è il pugno? Bracciale di Elend. Un pugno bracciale. Ok, quindi è stato trasformato in effettivi gioielli. Sì, sono su Wii. Presto, rimettimi insieme a un pugno. Sei un teschio con un pugno. Non è che puoi fare molto. Bene, adesso ho 2 parti. Non male. Non male davvero. Continua così, forza. Bene, il gioco è praticamente quello che abbiamo fatto negli ultimi 10 minuti. Un livello e cercare di superarlo. Mi sembra di ricordare che ti dia meno punti
se tu tenti di fare qualcosa nel modo sbagliato. In questo caso ho tentato di tirare la catena senza avere la mano del serpente, quindi mi ha dato meno punti del previsto. Dato che il livello è molto breve, potrei provare a rifarlo, vedere se niente di che. Grazie. Dicevo, potrei provare a rifarlo per vedere se effettivamente. Quello superato e. Ah, è scomparsa una delle due fiammelle, una delle tre fiammelle, adesso ne sono rimaste due, ci sono due di questi, ok. Allora, proviamo a rifarlo, tanto ci abbiamo messo 5 minuti, e vediamo se, evitando di fare la prova a tirare la catena senza salto, inizia. È un po' una rottura di balle non poterlo controllare tipo con l'analogico, però questo ci serve. Grazie. Sono. Soldi. Grazie. Ma dovrei anche controllare se prendendo di nuovo i soldi me li aggiunge al totale preso, oppure dato che li ho già raccolti, se sì, mano del serpente, chiave, chiave alla mano del serpente, dove sei? Voilà. Ok. Chiave delle ruine. Se io per caso facessi così? Sì, perfetto. Chiaramente libello, infatti. Serpento giù. Ah, adesso mi ha dato 50.000. Questa cosa, svegliamo Johnny, ciao Johnny. Ah, non c'è più Johnny. Ci sono monete. Molto bene, molto meglio. Non che disdegni Johnny, ma insomma. Voilà. E tesoriamo. Livello superato. Quindi ora. Ok. Non mi ha aggiunto più punti, ma ha aggiornato il punteggio. Ok, molto bene. Sì, adesso, grazie. Perfetto. C'è scritto libello. Non è colpa mia. Se fai libelli. Va bene, possiamo proseguire. Viene la giungla, 20%. Allora, qui abbiamo Flauto del Goblin e qui i tre colossi. Vediamo un po' le difficoltà. Questo 3 e questo 4. Quindi andiamo.
Io ho bisogno di frutta. La V-gotica è fatta così, ah sì? Ciao. Però è comunque più bello dire libello. Per cui per me è un libello. Leggero il gotico è un bordello, lo so. L'urcavo durissimo. Va benissimo. Quanta gente, che complicanza. Ok, si comincia ad avere livelli un bel po' più elaborati. Quei danzatori sono i guardiani del tesoro. Ho sentito che staccano la testa a morsi a chi si avvicina troppo al loro prezioso forziere. Ah, cerchiamo di prepararci, casomai dovessero trovarci. Vabbè, intanto la testa si stacca. Qui c'è un masso, un grosso masso. Ok, mi ha dato 500 perché non l'ho fatto al primo colpo, vero stronzo? Perché non me l'aspettavo. Niente, abbiamo capito che la prima volta i livelli fungo dormiente. Che cazzo è sto fungo dormiente? Vabbè, teniamocelo. Esamino. Ah, posso gettare il fungo così? A caso? Ah! Ok, mi è andato bene. Come no? Il serpente si è addormentato, quindi va bene, no? Proviamo a gettarne un altro. Sto andando chiaramente a tentativi senza capire. E ora si è svegliato. Sembra che questa gondola porti dall'altra parte. Possiamo usarla per prendere il tesoro. Però dovremmo stare attenti. Hanno una visuale perfetta. Se la spostiamo capiranno che sta succedendo qualcosa. Ok. Hanno iniziato la cerimonia. Aspettiamo che chinino il capo. Quella sarà l'occasione per attraversare usando la gondola. No, credo che dovrò fare qualcosa prima. Tipo... Ah, qui c'è un luccichio. Soldi, va bene. Anche perché io vedo qua sotto che c'è il fumo e c'è un tizio che cucina qui. C'è un gong. Così io getterei un fungo lì sotto. Non è quello che volevo fare. Vabbè. Ok, quindi no. Non è andata. Riparti dall'inizio, rinasci. Che differenza c'è? Ehi! Ricominciare il livello dall'inizio, sì. Mettere il fungo nella zuppa, sì, esatto quello che stavo cercando di fare. Salta. Inizio. Sì. Prima cosa, andiamo qui e prendiamo i soldi. E i soldi sono presi. Poi. Andiamo qui e spostiamo subito sto coso. Ok, stavolta mi ha dato 2005. Anche una moneta d'argento qua. Okay. Allora prendiamo funghetto. Vediamo se da qui
posso fare qualcosa? Non, non posso. Forse puoi passare dal buco con il serpente. Dici? Quindi prima l'addormento. Poi vediamo se posso arrampicarmici. Allora, dicevano comunque... che posso passare se gli altri non stanno guardando, quindi io proverei comunque a prendere un fungo per sicurezza. Dobbiamo andare qua. Volevo fermarmi qua però. Vedete, fermo, fermo, fermo. Fermo. Io sono fermo, che vero? Che cazzo. Ero fermo. E niente, mi hanno seccato. Sta pietrona. Ok, sacco di monete d'oro che però vanno via. Ok. Andiamo qua. Un po' di monete anche qua. Salta. Vai. Sì, non volevo fermarmi qua, però okay. Il telecomando è appoggiato al tavolo. Ok. Aspettiamo. Vai. Andiamo dall'altra parte, vediamo cosa c'è. Ok, quando arrivo dall'altra parte si mettono a mangiare. Ha un'aria deliziosa, ma è meglio non indagare sugli ingredienti. Vediamo se c'è qualcosa. Un cocco. E a che cocca mi serve? Qui c'è un ciclo. Soldi. Cocco. Noce di cocco. Un'altra non c'è qua. E questa non si trasforma.
Non c'è il cocco sul serpente per sordirlo? Sì, può essere. Proviamo a coccare il serpente. Si è incazzato di brutto. Ha fatto scappare il tizio. Molto bene. Molto bene. Quindi presumo che ora posso prendere il fungo e scendere e aggiungerlo alla zuppa. Voilà. Molto bene. Salve serpente. Questo cosa? Non ci arrivo. Quindi devo serpentare, immagino. Vado. Ok. Si è incazzato come una biscia, esatto. E con questo cucchiaio d'acciaio, che cazzo me ne faccio? Cazzo ne so, prendo un po' di... No, deficiente! Deficiente? Ok. Lo lascio per terra? Ok, suono il gongo, così vengono a mangiare. Stanno arrivando, diamoci una mossa e andiamocene da qui. Esatto, vai. Mangiate tutti che più non si può. Ok. Ciao Vilit, ben arrivato. Allora, questo coso lo lasciamo giù che non ci serve più. Andrei qui. Non ci posso credere, non ci posso credere. Totem di capo goblin, molto bene. E questo è il totem di goblin, immagino. Esatto. Io direi che li trasformo tutti prima che si risveglino. No, il serpente non volevo ritrasformarlo, però vabbè. Effetto collaterale che non importa. Yeah. E qua. Ok. Ora sono tutti inoffensivi. Flauto del goblin, che non è un flauto, però ok. Ora, istruzione del flauto, vero? Impugnalo, ti raccomando, qui. Mi dice impugnalo così, va bene. Allora. E si è spegnuto il fuoco, molto bene. Incredibile! Vabbè, ho seguito le istruzioni. Va bene, ora
Vediamo un po' di esplorare in giro, perché sicuramente qua c'è roba. Cazzo è questo? Qui c'è un lucciolo. Ah, che è Tonton, va bene. Questo coso, cioè, me lo dice che c'è, però non lo prendo. Sono il direttore musicale dell'orchestra di Barbaros. Bonelik von Skleski. Mi dolgono queste vecchie ossa nel sentire trattata così la melodia preferita di Barbaros. Fai oscillare il telecomando Wii a tempo con i simboli della campana. Oh no. Quando compare una linea, continua a scuotere il telecomando Wii. Va bene. E ora che suoni la campana. Scuoti il telecomando, piccolo. Ah. Ma è difficilissimo. No, non sarebbe mai piaciuto a Barbaros. Agita la regione a tempo. Prova ancora, no. No, no. Ma soprattutto non è preciso. Il far scuotere il telecomando Wii a tempo esatto è impossibile. Non è abbastanza preciso. Ora riproverei però. A volte lo prende prima, a volte lo prende dopo, a volte lo prende doppio. E mi sa che c'è un leggero delay tra quello che vedo io dalla cattura a quello che succede. Ma è la musica di Ghosts and Goblins, sì. Vabbè, pazienza, pazienza, lasciamo perdere. Andiamo a recuperare il tesoro. E chi si è visto, si è visto. Salve signor fantasma possessivo. Voilà. Libello completato. Quella è una B, Witch. Qualsiasi cosa tu dica, quella è una B. Ancora di Nade. Oh, è ancora meglio di quanto ricordassi. Presto, rimettimi insieme. Ah, una spalla, ok. Bene, adesso ho tre parti. Non male davvero. Continua così, forza. Un sacco di oggetti tesorici. Sei un asso, ma grazie. Pirata apprendista comune, ma che faccio? Ma sembra. Sembra il manifesto da ricercato di Sanji, il primo, quello fatto malissimo, disegnato a mano.
Fantastico, ok. Bevucchio. Quindici a 09, dovrebbe essere cominciata la partita di Wimbledon. Per chi non lo sapesse, un nostro bravo tennista è in finale a Wimbledon per la prima volta in non so quanti secoli. Per cui è un evento, è un evento. Secondo me è ben più importante della finale degli europei, però ok, è un evento. Ok, superante. Comparso anche questo. Guardiano della fontana da 3. Qui c'è i tre colossi da 4. Proviamo questo, va. Per chi non lo sapesse, non esiste solo il calcio, esatto. Dai, proviamo sto guardiano della fontana che è nuovo ed è più facile. Oh, già questo da 3 ci ha messo un pochettino in difficoltà. Non è stato così impossibile, ma insomma. Ok, iniziamo. Innanzitutto vediamo ste rocce. Soldi. Un pene che è diventato un cannocerme. Va bene, io non lo userei per dire, eh. Non metterei la mia bocca in quella che prima era un verme, lombrico, quel che sia. Soldi. Soldi. Ok. Poi, qui abbiamo questa cosa qui. Ah, che mi fa tuffare. Ah, posso andare giù. Quello non è un qualcosa di bello. Qui c'è un qualcosa che assomiglia particolarmente a un tappo. Però chiaramente il pescione mi ha mangiato. E niente, ok. Gli sport li seguo tutti, ma non so se giocare decentemente neanche uno. Va bene. Seguirli tutti vale come sport. Sì, in effetti, se li segui tutti, tutti davvero. Diciamo che se sei come me, io seguo lo sport una volta ogni 4 anni, quando ci sono le Olimpiadi. Mi guardo un po' tutte le gare, mi piace anche, ma basta così. Nient'altro. Ok. Non c'è più il cannocerme qua? È sparito? O era qua sotto? No, non sono andato qua sotto. Non c'è più il cannocerme. Cazzarola. Quindi era un qualcosa di bonus? O è casuale sotto una delle pietre? Possiamo passare sull'altra sponda del fiume. Un bello scivolo acquatico. Se ci vede di sicuro distruggerà i blocchi. Quali blocchi? Chissà se riusciremo a toglierlo dai piedi. Una ranocchia. Una bomba? Ma come una bomba?
La bomba rana. Chissà cosa dovrò distruggere. Queste cose a forma di serpente non me la contano giusto. Allora sono un campione botta di autostima, sì. No, no, non tuffarti ancora. Esploriamo un pochettino prima. Vediamo. Ah, forse dovevo buttarla lì sotto la bomba, ok. Oppure qui. Ah, eccolo qui, l'ombricolo cannucerne. Ah, qui c'è una chiave con sotto dell'acqua, quindi devo far passare l'acqua da qui. Per far passare l'acqua da qui, sì, mi sa che devo usare la bomba. Ok. Oppure bere tutta l'acqua con la cannuccia, però non credo che sia la soluzione giusta. Allora. Vediamo se c'è di nuovo la rana. Sì, c'è. Rana. Bomba. Bomba, grazie. Scendi, veloce. Veloce, veloce, ti ho detto. Dove cazzo l'hai lasciata la bomba, imbecille? Là sopra, ok, quindi la bomba non è la risposta giusta. Però aspetta, c'è uno scivolo che arriva qua. C'è uno scivolo che arriva qua. Quindi, vediamo se è così invece. Butto la bomba qua. Bravissimo, sei un coglione, ok. Ok, quindi io ora posso scivolare giù, scivolando. Sì, ok. Molto bene, quindi tu, ciao. Qui una canna da canna da pesca. Quindi l'ombrico potrebbe servire qua. Come faccio a tornare su? I soldi. È apparso un uccello. Io prendo sto pezzo. Totem di Bedlam, ok. Posso buttarlo qua? No. Andiamo a vedere quell'uccello lì cosa vuole. Ah, forse era lì solo per crearmi scompiglio, nel senso, se non trasformavo subito il verme in cannuccia, questo se lo mangiava. Mi ha dato. Ho preso un verme. Posso prendere? No, continua a darmi monete e basta. Va bene, lo accetto. Ok. Allora. Con il verme. Proviamo a fare la strada al contrario. Cosa devo fare? Cosa devo fare?
Ho fermato il verbo. E ora direi che è ora di usare la canna, giusto? Tira, 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 tira. Quanta energia ha questo boss. Che pesce incazzatissimo, sì, abbastanza. La Madonna. No. Porca pupazza. Quindi... io sono convinto che ci sia un sacco di delay tra quello che vediamo e quello che è vero. Come posso fare per risolvere? Così. Datemi un secondo. Datemi un secondo che provo a risolvere la cosa. Così, adatto, ovviamente. Potrei collegare... potrei collegare il la Wii oltre che al mio dispositivo di cattura anche al televisore. Si perde un pochettino di qualità, però in questo frangente credo che sia assolutamente necessario. Niente per un secondo. E questo qui, eccoci. Ok, selezione, ci siamo. Prova. Ci proviamo. Hai altre bestie che puoi far diventare oggetti? La bomba. Dici di attaccare la bomba? Non credo. Credo che sia... salve verme. Prendo verme. Credo che sia la cosa giusta da fare questo. Ci riprovo. Oppure... in effetti il pesce è saltato. Ce l'ho fatta infatti. Riprovo, vediamo se... ah, adesso è a metà.
quindi era solo. Da rifarlo, insomma. Ok. Non è che avevo sbagliato qualcosa, era solo metà. Ok. Boh, ci siamo. Fatta. Ben fatto, molto bene. Soldi, soldi, soldi d'oro. Ora posso anche tuffarmi. Pensavo di doverlo farlo saltare. E invece basta fare così. Ok, la chiave è arrivata a destinazione. C'è di nuovo il tizio. Madonna, che schifo! Non potevano farlo premendo il tasto? No? Bisognava per forza scuotere. Qui posso andare? Cosa c'è qua sotto? Non si sa. Posso rimetterlo l'attacco poi, ok. Quindi prendo la chiave e poi rimetto il tappo. Chiave delle rovine, sì. Di cui non abbiamo ancora trovato la porta, però ok. No! Sei un cretino, sei. Tappo per sorgente. Tappa al tappo. Prendi chiave e poi andiamo qua. Immagino. Gabrielone abbandona la carriera musicale, assolutamente sì. Però mi gira il cazzo. Eccoci qua. Ed ecco la porta. Gira chiave, gira la chiave. Gira la cazzo di chiave.
Oh, davanti ai nostri occhi il favoloso tesoro. Se ne vada lei, se ne vada. Oh, un cannocchiale che assomiglia molto a una gamba di legno, però. Oh, è ancora meglio di quanto ricordassi. Presto, rimettimi insieme. Bene, adesso ho 4 parti. Non male, non male davvero. Continua così. Forza. Questo che le difficoltà era 3. In questo livello non c'era il personaggino bonus. Fenomeno! Beh, fenomeno. Mi sta piacendo, ragazzi, per me è un gran bel giochino. Andiamo a vedere. Superato. Ci ha liberato questo coso qua in mezzo. Re della giungla che è da la Madonna, è da 6. È da 6. Va bene, farei prima però questo, i 3 corsi, che è da 4. Allora, cominciamo dalla roccia. Quante? Che non fanno mai male. Poi, il cestino, il vaso, montone, molto bene. Allora, vediamoci un po'. Qui c'è un ingranaggio con la chiave. C'è un ingranaggio con la chiave a triangolo. Qui c'è qualcosa che secondo me mi uccide. Devo fare la stessa cosa. Quindi questa è la testa, quindi va sopra. Così. Ah no, era verso il basso. Chiedo scusa. Sì. No? Ah, c'è la leva. Vediamo di tirare la leva. Vediamo se gli è piaciuto. Sì, gli è piaciuto. Qui c'è una novella. Che da una parte c'ha il più e dall'altra c'ha il triangolo, ok. Vediamo. Vediamo un po'. Se io inserisco. No, imbecille. E prendila dall'altra parte, testa de caso. Testa de caso. Becillo? Becillo? Lascia giù un manovello. Riprendi il manovello, ma dall'altra parte.
Ora ce l'hai dalla parte giusta? No, ce l'hai sempre dalla parte triangolo. Vuol dire che devo usare prima il triangolo? Vediamo. Però non sono convinto. Geniale, è geniale il cazzo. Sale la boccia e scende il tesoro. Tesoro sceso. Ma io posso fare qualcosa? Tipo, cazzo mi so. Così. Prendi una. Prendi, prendi. No. Mo. proviamo. Ok. Non tanto ok. Meno ok. Ok. Voglio fare una prova. Se io passo subito sulla piastra lì, cosa succede? Vacci, vacci sopra. Succede un bel cazzo di niente, ok. Quindi mi deve preoccupare solo quando è su. Ed ecco il manovellone. Che ha preso dalla parte triangolare, ok. Geniale, sì. Se lo lasciassi così? No, me lo conta come zero. Vedi che è stronzo, ok. Dovevo spingerlo il più in su possibile. Ok. Vediamo un po', è questo così. Testa di totem. Ma tu sei una testa di totem. Cosa me ne devo fare della testa di totem? La posso trasformare? No. Testa di totem. Vediamo, la posso mettere qua?
Posso usare con la piastra? Ha fatto lo stesso, ma che cazzo? Niente, non ha cambiato niente. Ok, ci deve essere un qualcosa che mi manca. Non è che... Se lo facessi prima, magari, nel senso, per prima cosa metto la testa di totem lì, così magari la cambia nulla che serve quella grandissima testa di totem. Allora vediamo, vediamo adesso se riesco a capire. Facciamo prima questo, così, salta. Poi prendiamo la testa di totem, la mettiamo subito lì. Questo rimane premuto e io da qui non posso fare niente, però se magari faccio girare la manovella la palla cade prima, spero. Vediamo se l'intuizione è giusta. Non lo è. Quindi c'è qualcos'altro. Qui non posso fare niente. Se sei di lato magari non ti prende la palla. Ma come faccio? Ah, giusto. Essendo sul piedistallo della manovella non sono lì e quindi... Giusto, giusto. Proviamo. Succede qua. Sì, non mi fa saltare, quindi c'è qualcosa di diverso. Ah ah. Ora vorrei vedere dove è finita la palla, però. Qua e basta. Posso fare niente con la palla? No. Ok, allora andiamo a prendere un tesoro. Vada via,
crederci. Libello superato! Yeah! Calice di Grauen. E ancora meglio di quanto sì, dici sempre. Presto rinforzo. In questa parte va a formare l'avambraccio. Molto bene, molto bene. Sei un asso. E ora direi che ci tocca questo da 6. Vai. Sbattiamoci un po' la cabeza. Intanto bevo. Ma cazzi. Ma ciao Dovarik, ci sta osservando, decisamente ci osserva. No, non parlo. Vicine. Così si fa, bravo Zap. Era ovvio. Dunque. Ok. Non l'ho mai finito Dovarik. Già a questo livello non c'ero mai arrivato, quindi per me è tutto nuovo. Fuoco. Posso prendere le mie... Imbecille, non volevo prendere il fuoco fuoco. Questa è il cazzo. Ah, qui c'è una sega. Mantone. Salve signor... Salve signor Sega, ok. Beh, prendiamo. Non faccio spoiler, ma una meccanica in cui il motion control letteralmente non funziona. Me ne sono accorto anche con i giochini musicali che il motion control non è sto granché, purtroppo. Ok, mi vede, si incazza. Sembra piuttosto arrabbiato, Se ci avviciniamo mi sa che ci si scaglierà contro. Comunque rimane solo una bestia. Troveremo qualcosa per togliercelo di torno. Sei un cazzeo? No. Allora. Ci dovevo interagire non con la sega. Niente. Ci sono sbarre di legno. Va bene. Sì. C'è la sega. C'è la sega. E via! Cioè che c'eri, potevi fare anche l'altro, però va bene. Va bene. Voilà.
Ben fatto, molto bene. Siamo usciti da questo. Legnetto. C'è un legnetto. Mi sa che sto legnetto lo devo accendere al fuoco e poi portarlo qui per fare luce, va bene. Vediamo. Sti suoni che sento non mi piacciono granché, però. Bastonami. Cazzo, è una fiamma ossidrica? Si era acceso? Sì. Ok. Torcia! Vai. Sta saldando il falò, infatti. Seriamente? Dagli un colpo in testa, butta giù qualcosa, no? Non posso farci niente? No. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro da poter usare. Dobbiamo andare di sopra a sto punto. Mi sa che non posso andare di là. Vediamo cosa fa. Ci sono varie cose. Mi sa che se spingessi questo... Qui sopra c'è il tesoro. Dite che mi attacca appena... Appena mi vede, posso fare così secondo voi? Vaso di scaglie. No, non mi attacca appena mi vede. Dai, va bene. Non sei così aggressivo come credevo, Shimon. Grazie. Vediamo se posso fare così. Parapapapa. Sei un po' un pirla però, eh. Riproviamo. Allora. Prendi il telecomando. Gira il telecomando. Op! Alla! Prendi il legnetto. Accendi fiamma ossidrica. Che bella luce che c'è. Allora, chi è? Molto bene. Sono del fuoco 11 su 10. Questo lo mettiamo qui.
testa di merda. Poi questo. Mazza, se devo girare il telecomando in maniera strana qui. E questo. Il mio polso ringrazia. Qui. Molto bene. Ora posso andare qua nuotando, che non c'era una scala. Cos'è questo? Un pipistrello che diventa un pipiombre. No, un ombrestrello. Ok, un ombrestrello, va bene, lo accetto l'ombrestrello. Siamo da questa parte. Cosa dovrei fare? Niente. Niente. Gli offro l'ombrestrello. Siamo scesi a patti con la parola ombrestrello, esatto. Mi piaceva di più pipimbrello, però, eh. Però, non è che possiamo essere schizzinosi. Sott'acqua lo tengo, sì. Ok. Si è spenta la torcia. Va bene, tanto non ci serve più. Il nostro potente ombrestrello, cosa possiamo fare? No, no, tranquillo, tranquillo, eh. C'ho l'ombrello e non ho paura di aprirlo. Vedi? C'ho l'ombrello. Se non mi levo, mi spiattella. E l'ombrello aperto ovviamente non serve. Vediamo se rifacendo qualcosa mi viene in mente. Direi che l'ombrello non ripara. No, decisamente. Allora. Inizia. Iniziamo qua. Prendere i soldi. Allora. Prendere il segone. Va bene, si incazza. Sega le sbarre. Thank you.
Vigneto. Del fuoco. Se lo scimmione ha paura della torcia, si potrebbe provare. Proviamo a prendere la torcia e portarla dallo scivolo. Sì, è decisamente spaventato, però lo stronzo se ne va. Quindi ci ha fottuto il tesoro. Vediamo cosa sta facendo. È laggiù. Laggiù che ogni tanto si gratta il cranio, quindi immagino che possa buttargli sul cranio qualcosa. Peppe riscatta mamma, arriva subito. Ok, grazie Peppe. Avanti. Quest'albero non è raggiungibile. E quanti soldi? Come raggiungo qua sopra? Questo punto da qui. Andiamo a prendere l'ombra estrema. Prima cosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Thank you.
di qua non posso arrivarci con... qui c'è del luccichio, dovevo farlo prima di buttare l'acqua. Dicevo, di là non posso arrivare col fuoco perché c'è l'acqua. La sega, che direi che non ci può servire questo frangente. Ok, dov'è il puntatore? Sono arrivato a cos'era in qualche modo. Lo posso aprire? No? Si incazza. Ah! Oh! Ah! Johnny? Prendibile il sasso lungo le scale? No. Se faccio conosci che succede? Ho 3 biglietti. Anche lo scorrere del tempo si può invertire al giusto prezzo. Un tagliandino in pratica lo riporterò indietro le ore. Sì, ma quanto? Vabbè, proviamo tanto. Non è che perdiamo tanto. Così un'altra chance ti verrà concessa. Qui. Con 0 soldi. Ecco, dovevo riprendere l'ombrello, quindi. Ok, quindi ombrello. Prendere ombrello. Ok, ok. Puntatore, ok. Questo coso. Almeno qualche soldino ce lo facciamo. Questo coso non lo posso convertire, vero? No. L'ombrello non lo mollo per nulla al mondo. E ok. Una mappa. Libello superato. Sembra che ci siamo avvicinati alla nave leggendaria. Sei straordinario, grande capo. Hai dato prova di essere un vero pirata. Il doppiaggio dei personaggi mi ricorda quello di Rabbids Go Home. Non l'hai mai giocato? Forse l'ho provato giusto un livello, ma non mi è piaciuto più di tanto. Ci sono incazzati. Questa volta ci siamo imbattuti in un grave pericolo. Oh, se penso a quello che ti faranno, Zack, io non posso guardare. Io ovviamente non avrò problemi, dato che posso volarmene via. Stronzo. Ehi, ragazzi, ho trovato qualcosa di carino. È Johnny, vero? È Johnny. Forza, salta! Johnny Style, eccolo lì. Ci vediamo.
quindi bella robina. Fenomeno, mi ha quasi dimezzato il punteggio però. Pirata qualificato comune, 23 tesori. Yeah. Questo tizio è qui, così. Ci sono tesori così preziosi che non basterebbe tutto il denaro del mondo per comprarli. Te ne accorgerai, vedrai. Ma anche i soldi non bastano, io devo far pagare i miei preziosi servizi. Famiglie del mare, cibo preferito, maccheroni. Questo giovane pirata è pronto ad affrontare qualsiasi avventura, spezzate via i rischi. Perché non considera qualche investimento? Usa i tuoi zenni per trovare altri tesori. Cioè? Dove devo andare? Indicami la via e io mi metterò all'opera. Vedrai quanti bei tesori troverò per conto tuo. Premi A sulla mappa per impostare la destinazione, però c'è facile, tipo... Ah, dipende da quanto è distante, lo devo pagare di più, giustamente. Allora, io qui vedo una cavernina e direi di mandarlo qui. Sembra che abbia una meta, aspetta qui e vedrai cosa ti porterò. Va bene. Niente? Trovato nulla? Ok. Bene. Tu che cazzo vuoi? Controlla tutto quello che attira la tua attenzione all'inno e un punto per mia. Sì, grazie. Passiamo oltre. Anche questo fatto. Molto bene. Quindi la giungla. 70%. Quindi ci dovremmo tornare. Tempio gelido. Abbiamo questo da 2, la chiave di cristallo e la custode del ghiaccio da 4. No, bene, proviamo questo. Cominciamo dal vaso. Oro, che non fa male. Un sassetto. Bronzi. Vediamo un po' cos'è sta cosa. Ah, qui devo fare una chiave, immagino. Ah, ok, devo spostare i pezzi in modo da fare la chiave giusta, però direi che prima devo capire quale chiave mi serve. I soldi a caso, qui c'è una leva, la tiriamo dopo. Qui c'è solo roba dritta. Sasso, soldi, soldi, giallo, blu, azzurro, giallo, blu, azzurro, erano color coded, vero? Sì, allora. Odio questo tipo di controlli di movimento. Su. No, non giù, su.
Questa è essere chiave. Tirare leva. Questo è il signor acqua e questo è il signor ghiaccio. Non posso. Quindi qui ha fatto un bastoncino di ghiaccio. Ma bene un cazzo, bene. Signor puntatore, grazie. Barra di ghiaccio. Non è che posso usarla come leva, vero? Cioè la metto qua. Qui. Ah, la potrei sciogliere in qualche modo se ci fosse del. Ah, qui c'è del sole, per cui se io ne faccio un'altra. Faccio un altro, io lo uso come lente, magari posso sciogliere, giusto? Giusto? Un altro rumore immondo. Ok, nice. E ora? Sì, butta via questo. Butta via. Brutto, cacca. Tira leva. Prendere chiave. Chiave di chiaccia. Usare chiave di chiaccia. Non così. Bravo. Così. Insert chiave di ghiaccio. Ruota chiave di ghiaccio. Yes. Meraviglioso. Ma grazie. E eccoci qua. Adesso. Gamba destra completa. Nice.
pirata esperto comune. Con che faccia? Con che faccia? Proviamo a farlo andare da qualche altra parte. Rapporto. Porca, ho trovato i conigli di mare. Beh, se vuoi spegnere fallo dopo essere tornato alla schermata dei titoli, così si fa se non vuoi perdere i tuoi tesori. Ok, grazie per avermelo detto. Ci sono molti sogni da trovare nel mondo, non esiste tesoro che non posso scoprire. Allora dove devo andare? Okay. Allora qui ci siamo andati e abbiamo trovato una cosa bella, quindi io direi di andare del cavolo e vediamo. Quindi è la prossima volta che mi dice cosa si trova. Vabbè. Superato. Allora, questo qua è da 4, questo qua invece è da 4 anche lui. Ghiaccio prospero oppure il custode del ghiaccio. Viene il custodio, dai. Studiamo. Immagino che sarà l'ultimo livello che facciamo, poi andiamo da gatto. E vi ricordo che questa sera, se non volete vedere la partita, vi terrò compagnia con una run randomica di Bloodstained. Prima o poi vi farò vedere tutto il gioco per bene, ma per stasera facciamo una run casuale. Vediamo se riesco a battere il mio record. È un imbecille, ok, inizia. Allora, vediamo un po'. Che cosa abbiamo? Un puntolo e una statua che soffia, va bene. Ok, quando suona la campana arriva il robot a pulire le impronte. Giusto? Giusto. Ho raccolto un legnetto. E immagino di non dovermi far beccare da robot, giusto? Perché sembra piuttosto impiazzato. Ok. Qui cosa posso fare? Niente. Troppo fredda e non ci vuole entrare. Okay. Salire su questa scala qui, che c'è qui? Johnny,
Ehi, avete visto quel tipo? Sì. Non tornerà neppure un cristallo di ghiaccio fuori posto. Sembra un tipo puntuale, per cui occhio quando l'orologio batte le 12. Sì, grazie Johnny, c'ero arrivato. Ehi, io ora torno indietro. Prendi tu quel tesoro e fallo anche tu, così potrai farti una bella doccia calda. Vai John. Paradiso, arrivo. Ok. Povero John. Ok, preso. Cosa devo fare con questo bastone? Devo inserire qui? Forse. No. Molto bene. Cioè non tanto, molto bene però. Ok. Allora, riprendiamo. Cerchiamo di capire cosa bisogna fare. Salta, salta. Bastoni sopra. Di nuovo Johnny. Bene, ciao Johnny. Quindi andiamo da sto tipo. Chiaramente non posso scavarlo. Puntatore, puntatore. Pallida idea, lì c'è una pala, ma finché c'è l'acqua non posso farci niente. Non so che fare. Ma come è venuto? Era scaduto il tempo, porca miseria. Imbecille. Non ho idee. Avete qualche suggerimento, ragazzi? Coso ghiaccia e ok. C'è un bastone qui. Johnny lo posso lasciare lì che tanto non so. Aspetta. Mi fa selezionare gli alberi, dire che potrebbe cadere qualcosa. No, cancella le mie impronte. Oh, ok.
sono sicuro. Un ombrello. Che cazzo me ne faccio di qua? Un ombrello, che cazzo me ne faccio? Però magari se premessi il pulsante con l'ombrello aperto. Non mi darebbe problemi, giusto? Però il coso è. A che mi serve premere il pulsante? Ah, c'è l'uccello dei sordi. Puntatore. Ah. Ciao Ricky. Lì ci vuole chiaramente un qualcosa. Ci vuole chiaramente un qualcosa fatto di ghiaccio di quella forma. Però che cosa? Dottore. Non ho seguito abbastanza questo giro, io ti ascolto più che altro. Va bene. Ci arriverò prima o poi. Anche se mi sa che sono andato poi un paio di tentativi e poi passiamo a gatto. E questo livello lo completeremo domenica prossima. Morello. Allora, se io tengo l'ombrello aperto, non succede un cazzo di niente. Proviamo. Ah, ok. Ora si è ghiacciato tutto, molto bene. Quindi usare l'ombrello aperto è stato un'idea giusta. Ora possiamo andare a prendere la pala, giusto? Presa la pala, molto bene. Sono sul ghiaccio, quindi non lascio impronte. No, no. Sì, ma... brutta testa di merda. Come faccio ad andare via io? Non posso. Posso più andare via? Ah, di qua. Okay. No, stai fermo, via.
Non posso però passare di là. E poi vediamo di liberare Minchiorre. Dove vai? Minchiorre è qua. È qua, Minchiorre. La palla dove l'hai lasciata, imbecille? È lì la pala. Perché è lì la pala? Santa Polenta. Torniamo lì. Torniamo qua sul ghiaccio così non viene a rompere i coglioni. Prendi palla. La palla ce l'ho, ok. Vai da ciccio bastardo. Beh. Non è che mi aspetto grandi cose da te, imbecille. Per il bastone. Credo. Cancellate l'impronta. Questo qui a che serve? Adesso non è che posso. Non dirmi che posso tramutarlo in qualcosa. Sì. Totem babbeo, molto bene. E però devi andartene. Zac, zac. Vai. Molla il coso e corri. Molla il coso e corri. Devo portarlo qua. Allora andiamo qui, cancelliamo le nostre impronte. Aspettiamo un gatto robot. Ok. Aspetta che questo se ne vada. Coppete. Ok. E? E quindi? Ah, ok, posso. Giustamente. Oh no, mi serve la pala. Mi serve la pala, ok, andiamo a prendere la pala. Andiamo a prendere la pala.
c'è una singola impronta, dai. Vai. E ci vendremo la palle qua. Questo livello è un bel po'. La prossima volta croppa che si vede meglio. In che senso non è? Ah, dice leggermente di più, vabbè. Però volevo mantenere le proporzioni. Comunque, tagli via le bande che ci servono. Finisco sto livello e arrivo, gattone. Dovrebbe mancare poco. Oh no, imbecille. Ok, forse ha messo lì la neve per farmi lasciare delle impronte e il robot pesante va lì e affonda. Vediamo se è il caso. Ho lasciato lì un'impronta, vediamo un po'. Non è stata abbastanza. Ma vengono via le impronte qua. Forse non ce n'è abbastanza di neve. Proviamo. No, la... Fare cazzate. Proporzione davanti in Italia dagli osti. Sì, hai ragione. Allora. Ok. Finalmente. Andato. Possiamo andare a prendere il tesoro. Quindi. Voilà. È stato un po' un parto sto livello, ma ce l'abbiamo fatta. L'altro avambraccio, molto bene. Insieme, adesso ho 7 parti. A posto. Cerchiamo di tornare al menu principale, così salva. Si torna lì. Intanto vediamo lui se ha trovato qualcosa. Tornato a guardarlo, ritorno un po', niente male se posso dirla mia. Quindi hai trovato 2 forzieri.
uno con 100 piedi e l'altro con una carta di gruppi. Pirata esperto capace. Beh, beh, beh. Passo e chiudo. Vabbè. Sì. Prossima volta ti mando un giro. Quindi, torna alla schermata dei titoli. Yes. A posto. Va bene ragazzi, io vi ringrazio con Zach e Wiki di nuovo domenica prossima, mentre stasera, come vi dicevo, Bloodstained. E adesso passiamo al gattone. Sì, lui. Sì, lui. Vai. Enter. Ci vediamo dall'altra parte. Ok ragazzi, e gli scriviamo: siamo dei pirati esperti. Siamo dei pirati esperti. Va bene, a stasera ragazzi. Ciao ciao.